il vento porta via l'amore. Allora, il primo che mi dice la prossima volta che il lunedì è il giorno più brutto della settimana, giuro che smentisco, perché oggi il Fans Club, lunedì guarda caso, non sono mai stato circondato così tanto di belle ragazze, tutti in una volta sola durante il Fans Club. Buon pomeriggio ad Emma e a Clarissa Martinelli che è qui con me, sigla! Eccoci qua, allora lunedì Fans Club, lunedì speciale, ve l'avevamo anche già annunciato, a renderlo speciale oggi una grandissima ospite che è anche un'amica di Radio Bruno, che è Emma. Grazie Emma di essere Marco, qui. Ciao Marco, ciao Clarissa, complimenti per la sigla, pazzesca. È vero che è molto bella, hai portato il sole negli studi di Radio Bruno in una giornata di pioggia, con questi capelli biondi lunghissimi, cresciuti in modo incredibile in un tempo rapidissimo. Cosa hai fatto Emma per non questo? Non li ho tagliati. Questo aiuta sempre. Non li ho tagliati. No, dico, se bastasse anch'io avrei voluto tanto, ma tagliati o non tagliati io credo che ormai posso fare ben poco. Emma, intanto grazie di essere venuta a trovarci. Grazie a voi per l'invito. Sei venuta con delle novità molto belle, a cominciare da un singolo che stiamo già suonando da qualche giorno, tra l'altro ho visto appena uscito subito in vetta su iTunes, che la cosa è fondamentale. Resta ancora un po', è il titolo di questa canzone, che anticipa però un progetto bello, insomma, che uscirà a breve. Ce ne vuoi parlare? Sì, l'11 novembre uscirà Live, che è questo DVD con CD live, dove abbiamo raccolto insomma le immagini più belle dell'Arena di Verona, tutti i duetti, un momento backstage molto simpatico. Quindi niente, proviamo anche noi a venire fuori con un DVD, il primo. Io c'ero tra l'altro all'Arena di Verona, è stato un concerto bellissimo ed è stato fantastico anche vedere nessuno muoversi quando sotto ha iniziato quell'acquazzone terrificante. Sì, perché di solito, vabbè, è vero che l'arena si sa, all'Arena di Verona piove sempre, nel mio caso c'era veramente il diluvio sì, universale. Confermo. Però è stata una bella prova, è stato un bel momento, un'emozione forse... la più grande emozione fino adesso. Era quella piena, vera. piena. E tu tra l'altro te la sei cavata egregiamente, eri padrona di quel palcoscenico. Ma in realtà guarda, ho visto anche molte immagini del DVD, perché giustamente ci stiamo lavorando questi giorni. Avevo abbastanza gli occhi del terrore, ero terrorizzata. Perché comunque l'arena mette tanta ansia, tanto panico. E diciamo che non abbiamo suonato proprio nella situazione migliore. Però l'abbiamo portata a casa e... ti ripeto, vederla così piena, proprio esaurita, è stato il massimo. Te ne sei un po' innamorata anche dell'arena, perché poi sei tornata con Pino Daniele, sono ritornata con Elisa, che saluto e ringrazio, ho fatto dei bei duetti all'arena, sì. Precedentemente ancora con Alessandra Amoroso. Avete fatto quel concerto meraviglioso. Ho fatto, insomma, sono stata ospite insieme a tanti altri nella sua arena di Verona. E adesso vedo ad esempio Vincenza che chiede: con chi faresti un duetto tra coloro con cui ancora non ti sei esibita? Ma guarda, non dico niente, perché alla fine i duetti, senza dire niente, stanno arrivando. E c'è stato il duetto con Laura Pausini, il duetto con Elisa, il duetto con Pino Daniele, quindi diciamo che alla fine, senza dire niente, me li sto facendo tutti. Quindi continuo a non dire con chi vorrei duettare, perché tanto alla fine, se si pensa profondamente a quel desiderio, prima o poi si avvera. Poi ci sono anche dei messaggi che invece chiedono se ne hai voglia di toglierti i sassolini dalla scarpa a tutti quelli che non credevano in te, adesso che cosa gli diresti? Bah, niente, stanno parlando i fatti per me. Che credo sia la risposta più giusta, insomma, che si possa dare. Ti abbiamo visto sabato sera a Tussi che Vales. Sì. Io non sapevo, io sapevo della tua passione. Tu suoni la chitarra, giusto? Sì. Sì, ok. Suonicchio. Suonicchi la chitarra. Sì. Ti abbiamo vista anche alle percussioni. Un col cajon. Sì. È una tua passione anche. Sì, le percussioni mi sono sempre piaciute. Più che proprio fare casino mi piace. No, però è stato divertente suonare in trasmissione anche. Perché non era assolutamente preparato, quindi mi sono lanciata lì a suonare, però alla fine il percussionista, che è uno dei percussionisti più noti in Europa, mi ha detto che sono molto brava, quindi prendi e porta a casa. Dove ti eserciti con questi strumenti che fanno così confusione? Raccontaci. Dove mi esercito? Ma ovunque. Picchi dappertutto. Picchio dappertutto. Potevamo mi mancano le persone, ma ci attrezzeremo anche per quello. Allora, senti, ma sono cambiate tante cose, penso, nella tua vita negli ultimi 5,
5 anni. Ho fatto bene i conti. Sì, siamo a 5 anni. 5 anni. Cosa c'è di diverso nella Emma di oggi rispetto alla Emma vincitrice di Amici 5 anni fa? Quante cose, quali sono le cose fondamentali, parti che sono cambiate? Fondamentalmente sono rimasta di base la stessa, però effettivamente dopo 5 anni di esperienza di cose, sicuramente più consapevolezza di me e del mio lavoro, ho meno tempo libero, ho tante soddisfazioni, sono tante anche le pressioni, perché comunque mantenere sempre alto il livello è difficile. Però alla fine non mi lamento, va bene così. Va alla, bene. Alla fine penso che i risultati e poi il pubblico ripagano tutti i sacrifici che a volte la gente non vede, non percepisce, perché noi siamo sempre quelli che dobbiamo apparire col sorriso, come se andasse sempre tutto bene. Però ci sono tanti sacrifici anche in questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso ed è brutto anche chiamarlo con questa parola, però c'è tanto lavoro dietro. Abbiamo accennato questo album che sta per arrivare, che è un progetto, insomma, abbiamo detto un po' articolato. Ci sono già cose anche dopo, noi andiamo ancora più avanti, guardiamo dopo. L'altra sera ti abbiamo sentito dire, ad esempio, in TV che stai lavorando al già un disco nuovo. Sì, non sto lavorando, diciamo che c'è il pensiero, anche perché, voglio dire, Schiena dopo 78 settimane ancora in classifica e siamo appena usciti con il 6° singolo, quindi è un disco che ancora vive tantissimo. Quindi rischierei di uscire con il disco nuovo e averne 2 in classifica, non per fare la sborona, però mi sembra un po' prematuro parlare di disco nuovo adesso. Adesso c'è il DVD Live, che è questa racconta dell'ultimo tour, che è l'Emma Limited Edition, e l'8 novembre da Cireale partiremo appunto per il tour nuovo, che è 3.0. Stai iniziando a scrivere le canzoni, però, immagino. Il pensiero c'è, qualche bozza l'ho buttata giù, lo ammetto. Io ti ho sentita anche rappare ed eri fantastica. Dimmi che ci sarà qualcosa del genere. Non lo so, no, ma non credo, io non faccio la rapper, ci sono gli altri. Però sei brava. Vabbè, mi diverte fare cose diverse, ma poi non lo so, tutto può succedere. Allora, io direi di sentire la canzone prima su iTunes appena uscita, che sarà praticamente l'unico brano registrato in studio dell'album, appunto, che uscirà l'11 di novembre. La ascoltiamo su Radio Bruno ed è Resta ancora un po' Emma. Questa è Emma con La mia città. Siamo naturalmente nel Fans Club, con me anche Clarissa Martinelli, e stavamo parlando, chiacchierando mentre ascoltavate le canzoni di Emma, anche del tour che un po' alla volta, insomma, si sta preparando, che avrà come prima data a Cireale, si debutta l'8 di novembre. Chiedevamo ad Emma se c'era già qualche anticipazione, insomma, da raccontarci. Sì, ma come è uscito già nelle notizie stampa che abbiamo dato, il tour è completamente rinnovato, perché a noi non piace replicare le stesse cose, che siamo folli, siamo un team di folli, quindi sparisce la parte sinfonica e niente, sarà un tour a base di drum and bass, elettronica, non riesco neanche a dire pop, perché di pop ne vedo ben poco in questo tour. Riarrangiate tutte le canzoni. Sì, noi abbiamo finito l'ultimo tour a luglio, e niente, siamo rimessi subito al lavoro sul tour nuovo, perché veramente risuonare 30 canzoni. E in più, altra novità, ho deciso di rispolverare i primissimissimi successi del primo disco di Oltre, quindi sembra strano, meravigliosa. Quelle che canteranno tutte le fan. Esatto, fan di prima, perché ora, insomma, era giusto chiudere questo grande ciclo di questo disco che è andato così bene, e questo sarà l'ultimo tour, poi possiamo annunciarlo che sparirò per un po', come giusto che sia, perché vacanze non è anche il disco nuovo, perché poi pretendono di vederti ovunque, ma pretendono il disco nuovo, allora gli dici vabbè, allora fallo te, scusa. Dai, un po' di vacanza però prima del disco, ma guarda, nuovo. Più che vacanza, ci metteremo al lavoro sicuramente sul nuovo progetto. Ma sono 3 anni che la incontro e 3 anni che non mi vai in vacanza, ma fai qualcosa. Vabbè, no, dovremo c'è tempo dare... per andare in vacanza, su. Dovremmo dare, credo, una brutta notizia allora a Carmen, perché Emma giustamente un po' si deve riposare, ma un po' deve, è già pronta, insomma, a mettersi al lavoro di nuovo. Allora Carmen dice che la sua cuginetta, che ha 4 anni, si chiama Francesca, dice che ti adora e ha detto: se vai a casa
sua a giocare un po' con lei, quindi se hai un po' di spazio anche sì, per fare un po' la babysitter se vuoi, mentre insomma riarrangia 30 canzoni. Vabbè, esatto, può venire, se di queste parti può raggiungerci nelle tappe qui nei dintorni, no? Che ad sono esempio, ad esempio, ad esempio, allora siamo a, sarai a Firenze il 18 di novembre e a Rimini il 21 di novembre con questo spettacolo insomma del quale abbiamo appunto appena parlato. E poi c'è chi ti fa anche qualche domanda personale, chissà se risponde, gliela facciamo quella di Giusy. Proviamo, dai. Proviamo. Da qualche giorno hai detto che non avresti problemi a stare con qualcuno molto più grande di te, ho sentito un'intervista in cui lo dicevi, sarebbe lo stesso se nella coppia la più grande fossi tu? Io sono la più grande a prescindere. Ah, ho 60 anni, ce ne ho 30 ma dentro ne ho 60. Beh, è già noto insomma che ho avuto una relazione tra l'altro anche duratura con un ragazzo più piccolo di me, quindi nessun problema. Nessun problema. Diamo finché speranza la barca anche va, ai più giovani. Finché giusto? La barca va. Allora, ventenni all'ascolto, non vi preoccupate, Emma è conquistabile. Se siete tranquilli, molto, sì, molto, molto tranquilli, superiore alla media. Ma ne ho già visti anche fuori, sai, ce ne ero già pronti lì che sì. Anzi, guarda, ne ho visto anche uno poco fa, dopo se trovo il messaggio prima di salutarti te lo leggo. Volevo salutare anche Daniele invece, che dice che lui ha una nonna che è ottantenne e pazza di te, ogni volta che ti vede dice che... Non, io lo dirò male di sicuro. Sta Munella è proprio brava. E quindi è la nonna che ti vuole fare insomma i complimenti. Ma le nonne che sono ti pazzesche, segue. È vero, ci sono, le nonne mi vogliono bene. Io pensavo di no, perché comunque non è che sono proprio, diciamo, l'immagine della ragazzettina. No. Per me, sono un po' una ragazzaccia. Però io le nonne piaccio tanto, di questo ne vado fiera. Beh, secondo me piace un pochino a tutti. Tu hai un pubblico che ti segue, no, veramente, dai più piccoli ai più grandi, sì, hai sì, un abbastanza pubblico misto, molto anche abbastanza misto. Questo è, credo che sia molto positivo. Possiamo aspettarci anche altri ospiti, duetti, eccetera, nel prossimo tour? Non Guarda, si sa, non vuoi so, svelarcelo? Non lo so, no, 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 no. Se ci fosse qualcosa già di prestabilito lo direi, perché intanto voglio dire di questo tour ho detto praticamente tutto. Non lo so, potrebbe essere sì, come... Può essere no, dipende in corsa che cosa ci viene in mente, però stiamo già facendo delle robe veramente fuori dal normale, quindi... Senza esagerare, tu dici. C'è Raffaele che ci dice, ormai in questi ultimi anni hai realizzato davvero tanti tuoi sogni, ce n'è ancora qualcuno che vorresti realizzare? Poi aggiunge, io vorrei venire a cena con te come Massimo Sogno. Era quello che dicevo prima, l'hai trovato. Da parte, esatto. Ah, sicuramente di sogni nella vita ce ne sono tanti. Speriamo di realizzarli tutti, insomma, dai. Uno, dai, dicene uno. Bah, una vacanza. Ecco, appunto. Ah, vedi che ci vuole la vacanza. Vedi, come non ho delle grandi mire, non sono una grande sognatrice, rimango molto bassa, profilo basso e via. Va bene, ma io ti ringrazio, ti ringraziamo di essere stata con noi. Grazie oggi. A voi. Ricordiamo ancora l'8 da Cireale parte il tour, l'11 novembre invece esce questo disco nuovo che racconta un po' DVD quello che live, hai fatto, DVD eccetera. Live. Esatto. Il 18 sarò a Firenze, novembre, il 21 a Rimini, vi aspetto tutti, sarà... Vi prometto che sarà un tour pazzesco, almeno io ci provo sempre. Grande festa come sempre, ne siamo naturalmente certi. Voi siete i nostri ospiti, se volete grazie, venire. Grazie, come grazie sempre. Come sempre. Non manchiamo mai. È un piacere infatti, no, ci siete sempre stati voi. Sempre stati. E sempre ci sarete. Ciao grazie. Emma. Grazie. Ciao Emma, grazie, ciao.